Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di Covid perché la circolazione del virus in Abruzzo è ancora preoccupante, ma ad un alto numero di contagi non corrisponde un aumento dei ricoveri. Oggi intanto termina lo stato di emergenza e da domani inizierà il graduale allentamento delle restrizioni. Giuseppe Dintino. I contagi da Covid galoppano in Abruzzo, ma i ricoveri restano stabili e oggi intanto terminerà lo stato di emergenza legato alla pandemia. La circolazione del virus, riconducibile ormai totalmente alla variante Omicron e alle sue sottovarianti, non si placa. In media in Abruzzo sono 2.300 i nuovi casi ogni giorno e generalmente il tempo necessario a negativizzarsi è più lungo, dalle 2 settimane ai 20 giorni. Gli ospedali però reggono, sono meno di 20 ricoverati nelle terapie intensive e circa 300 quelli in area medica. La campagna vaccinale intanto nelle ultime settimane ha subito un forte rallentamento. Non è servito nemmeno il vaccino Novavax, quello cioè con tecnologia tradizionale e non a mRNA, a convincere gli indecisi. In Abruzzo, ad un mese da quando Novavax è arrivato, di questo vaccino sono state somministrate 724 dosi. Il rischio di una nuova ondata, dicono gli esperti, è rappresentato dall'allentamento delle restrizioni. Oggi, dopo oltre 2 anni, terminerà lo stato di emergenza e da domani inizierà il graduale ritorno alla cosiddetta normalità, un percorso che terminerà il 15 giugno con la fine di ogni obbligo di vaccino. Da domani, primo giorno non in emergenza Covid, diremo addio al Comitato Tecnico Scientifico che ha finora indirizzato il Ministero della Sanità e addio anche alla struttura commissariale del Generale Figliuolo. La gestione sanitaria tornerà in capo alle regioni. Seppur sia stata istituita un'unità per il completamento della campagna vaccinale, si legge nell'ultimo decreto Covid, e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. E da domani terminerà anche il sistema a colori delle regioni. Eventuali restrizioni dovranno essere le stesse in tutta Italia. E anche il certificato verde sarà meno necessario. Il Super Green Pass servirà ancora per accedere a palestre e piscine, centri culturali, feste, congressi e convegni, casinò e discoteche. Per entrare in bar e ristoranti, per salire sui mezzi pubblici o per recarsi al lavoro, invece, basterà il Green Pass base, quello cioè ottenibile anche mediante tampone. Al contempo si potrà accedere liberamente a negozi, banche, poste e uffici pubblici. E sono 2.330 i nuovi casi accertati di Covid nelle ultime 24 ore in Abruzzo. 1.701 di questi sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 14,36%. Gli attualmente positivi tornano a superare quota 40.000. In lieve aumento i ricoveri. Tra i decessi recenti e il bilancio delle vittime sale a 3.090. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 2 mesi e 99-98 anni. 8 pazienti in più rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica e 16 con un decremento di una unità sono in terapia intensiva, mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le variazioni provincia per provincia, 466 casi in più in provincia dell'Aquila, 684 in più in provincia di Chieti, 458 in più in provincia di Pescara, 600 in provincia di Teramo, 41 per persone che risiedono fuori regione e 68 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E dopo anni di disservizi e di denunce che non hanno avuto alcun esito, il Movimento 5 Stelle, dopo l'esposto firmato dalla capogruppo in Consiglio regionale Sara Marcozzi, vuole vederci chiaro. Serenia Secondi. Disservizi e anni di attesa per avere una risposta, stiamo parlando delle problematiche legate all'ASL, in particolare i 5 Stelle hanno fatto questo esposto proprio sull'uso della PET che sta creando grossi problemi a chi ha malattie oncologiche, tra l'altro. Sì, sono passati ormai 2 anni da quando io depositai un esposto e feci un'interpellanza indirizzata all'assessore Verì per capire per quale motivo quello che doveva essere il noleggio temporaneo della PET TAC nell'ospedale di Chieti durava in realtà da 8 anni. Ora di anni ne sono passati 10, si va avanti di proroga in proroga in questo noleggio che costa oltre 500.000 euro l'anno. Calcoliamo che una PET TAC nuova costerebbe 2 milioni
milioni di euro, per cui in 10 anni ne avremmo comprata più di una. È uno sperpero incredibile di denaro pubblico e di risorse della nostra ASL, ma è anche un disservizio straordinario non soltanto per i malati oncologici, anche per tutti quei pazienti che soffrono di malattie neurodegenerative. Entrambe queste categorie di pazienti si sono già viste molto penalizzate a causa del Covid e dei ritardi, come dire, dell'inseguire un po' l'emergenza che c'è stato negli ultimi 2 anni, e adesso ancora una volta, nonostante le promesse, nonostante gli annunci, nonostante i proclami di questa giunta regionale, la PET-TAC nuova non si vede. Per quanto riguarda un altro disservizio legato all'ASL, c'è il problema delle lunghe file, delle lunghissime attese al pronto soccorso. Su questo versante cosa state verificando? Dunque, innanzitutto verifichiamo la totale assenza di comunicazione da parte del direttore Shell, cioè noi cerchiamo di accedere agli atti, di acquisire documenti, ma la direzione generale non ci fornisce atti, tanto è vero che anche su questo io mi sono vista costretta a depositare un esposto che pende in procura, per cui formalmente non abbiamo atti perché la direzione generale si rifiuta di fornire degli atti. Inoltre io riscontro dei gravi problemi, molto probabilmente di organizzazione anche all'interno della direzione generale. È vero che il personale è, come dire, l'ASL avrebbe bisogno di più personale, ma è compito appunto della direzione generale preoccuparsene. Quello che posso dire anche in questo caso è che anche in questo caso l'assessore Verì purtroppo è a conoscenza della situazione, è a conoscenza delle lamentele di tutti i pazienti relativamente alle file interminabili nel pronto soccorso, e a conoscenza delle, come dire, delle nostre lamentele nei confronti del direttore Shell e quindi della direzione generale relativamente alla mancanza, appunto, alla mancata comunicazione dei documenti, ma non fa niente. Cronaca adesso, perché non ce l'ha fatta il bambino di 9 mesi che è morto 6 giorni dopo l'incidente stradale in cui era rimasto gravemente ferito venerdì scorso, quando il piccolo era nel passeggino in compagnia della nonna. I due erano stati investiti da un SUV in località Pagliare di Morrodoro. Il bimbo è inizialmente ricoverato a Teramo, in condizioni disperate era poi stato trasferito al Bambin Gesù di Roma, gravissimo il quadro clinico, il piccolo non si è mai ripreso fino al decesso. L'incidente, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto nei pressi delle strisce pedonali. A travolgerli una settimana fa fu una Jeep Renegade guidata da un pensionato, violentissimo l'impatto, tanto che il passeggino è rimasto schiacciato contro un palo. Sul posto era arrivato l'elicottero del 118 che l'aveva trasportato appunto al Mazzini di Teramo, e nella stessa giornata, viste le gravi condizioni, era stato disposto il trasferimento eseguito sempre in elicottero a Roma, mentre la donna, che ha riportato fratture e lesioni, è stata ricoverata a Teramo. A Pescara si è parlato della presentazione della proposta di legge nazionale per l'ingresso agevolato nel mondo del lavoro per i genitori con figli diversamente abili. Presidente, oggi illustrate questa legge che verrà presentata poi alle Camere. Sì, diciamo che il nostro garante per l'infanzia è un garante che ha grande conoscenza dell'ordinamento giuridico della Repubblica e ha notato che vi è una lacuna che nel corso del tempo è diventata particolarmente complicata, ovvero la non presenza tra le categorie agevolate nelle assunzioni secondo la legge 68 figure che oggi svolgono una funzione anche di sostituzione dei compiti dello Stato, cioè una madre con un figlio disabile. Ora, già una madre di per sé ha una dura difficoltà nel costruire una dimensione nel suo ruolo fondamentale di educatrice, ma anche nel suo ruolo di lavoratrice. Immaginiamoci quando questa madre ha già questo compito gravoso e importantissimo da svolgere di un ragazzo però con disabilità. Ora, la Regione ha già provveduto con una serie di norme o di finanziamenti aumentati a creare
situazioni in cui il genitore può diventare di fatto il conduttore e l'assistente principale del proprio figlio. Adesso noi non possiamo legiferare in materia di Stato, in questo caso però possiamo, secondo l'articolo 121 della Costituzione, approvare in Consiglio regionale una norma che diventi da stimolo per il Parlamento. È nata in collaborazione con la nostra garante dell'infanzia, la dottoressa Falivene, che è sempre molto attenta a queste problematiche, e credo che tutti quanti noi sappiamo il problema che hanno le donne in generale, quindi c'è sia un gap a livello di occupazione che anche un gap a livello di retribuzione. A maggior ragione queste problematiche si acuiscono quando ci sono dei figli disabili, per cui le donne sono costrette, ma lo fanno anche in maniera, ci mancherebbe, più che giusta, ad occuparsi di questi figli, quindi hanno un problema a entrare o rientrare nel mondo del lavoro, cosa che, ripeto, anche senza figli disabili è molto importante questa preoccupazione. 8 giorni colorati di blu per conoscere cos'è l'autismo. Al Via Teramo la settimana della consapevolezza, all'insegna di sport, scuola, lavoro e arte, in campo tante associazioni del settore coordinate dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. Tania Bonici Castelli. Al Via Teramo la settimana della consapevolezza sull'autismo. Dal 2 al 9 aprile si snoderanno 8 giorni colorati di blu, animati da eventi all'insegna di sport, scuola, lavoro e arte. Un cartellone di iniziative, una delle quali toccherà anche il comune di Roseto degli Abruzzi, pensate da un comitato promotore costituito da varie associazioni del settore e che vede come capofila il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. Questi eventi si prefiggono lo scopo di educare e di informare la comunità per abbattere il muro del pregiudizio e degli stereotipi che spesso insistono sulle persone con autismo. L'inclusione sarebbe un'opportunità per tutti, per questi ragazzi lo è? Beh, lo è nella misura in cui noi siamo in grado di accoglierli, e l'accoglienza non è una cosa pellegrina, non basta ricevere delle persone o essere disponibili verso di loro, accoglienza significa essere con loro, essere per loro, quindi vuol dire rendersi conto che non sono loro a dover cambiare, ma sono io a dover accoglierli così come sono e a capire come entrare nella loro fortezza inespugnabile. Questa iniziativa che si sta facendo è molto importante perché apre una serie di scenari, sia con la scuola, sia col mondo dell'arte, sia col mondo dello sport, e credo che questo sia fondamentale per cominciare un percorso che prima di tutto è culturale. L'autismo è un fenomeno in continua crescita. L'associazione Autismo Abruzzo attualmente assiste 350 famiglie nella regione. In occasione della giornata mondiale sull'autismo, il presidente Dario Verzulli chiede alle istituzioni interventi concreti, soprattutto a sostegno degli autistici adulti, ricordando che tanti di loro sono stati salvati dalle strutture psichiatriche e che oggi vivono una propria vita sociale. Chiediamo un tavolo di confronto concreto, operativo, chiaro, che possa elencare le difficoltà e cercare di dare risposte. Non ci aspettiamo le risposte per domani, ci aspettiamo una programmazione che vada avanti almeno per 5 anni, perché offrire attività lavorative residenziali a ragazzi di 20-30 anni che oggi sono chiusi nelle case non si fa con poco, però si può fare. E noi abbiamo dato delle piccole dimostrazioni, l'abbiamo fatto all'Aquila con Francesco Liberato Scioli, che oggi studia regolamento università, l'abbiamo fatto recentemente con il nostro amico Vladik, che si è salvato per miracolo da una struttura psichiatrica residenziale, però è un ragazzo che ha delle competenze inaudite e può essere utile per la società e per la comunità, quindi lanciamo la sfida alle istituzioni. Il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato oggi le date per le elezioni amministrative: 12 giugno il primo turno, secondo turno il 26 giugno e il referendum sempre il 12. In Abruzzo si vota nel capoluogo di regione, all'Aquila e in altri 4 comuni sopra i 15.000 abitanti. Si tratta di Ortona e San Salvo in provincia di Chieti, di Spoltore in provincia di Pescara e Martinsicuro in provincia di Teramo. In totale nella nostra regione saranno 49 le amministrazioni comunali che dovranno essere rinnovate.
La Regione Abruzzo e l'ITS per la mobilità sostenibile di Ortona hanno presentato i primi corsi di alta specializzazione per l'occupazione nel settore ferroviario. L'Accademia per la mobilità sostenibile di Ortona raccoglie la sfida promossa dalla Regione Abruzzo volta all'attivazione di corsi di alta specializzazione nel settore ferroviario. Si dà così avvio ad un processo di qualificazione e sviluppo della mobilità sostenibile, inserendo nel mercato del lavoro nuove professionalità per la gestione del trasporto ferroviario modale e combinato. Si tratta della prima costruzione di filiera integrata formazione lavoro per il trasporto merci su treno nella nostra regione. Grazie ad un accordo tra il MOST di Ortona, il Forfer, centro di formazione riconosciuto in campo nazionale, così la Regione potrà mettere in campo finanziamenti per ben due corsi di alta formazione specializzante, preparatore treno e agente di condotta macchinista, a cui potranno partecipare 25 giovani diplomati con idonei requisiti di ammissibilità. Il progetto è stato fortemente voluto dall'assessore al lavoro e formazione professionale Pietro Quaresimale e dal consigliere regionale Manuele Marcovecchio. Oggi il tema del trasporto ferroviario è un tema dove è stato acceso un faro grandissimo. Raddoppio della Pescara-Roma, la velocizzazione della Bologna-Lecce. Sono argomenti importanti messi sul piatto e noi come ITS Mobilità Sostenibile vogliamo rispondere presente. Abbiamo sfruttato, ovviamente ringraziamo il finanziamento da parte del Consiglio regionale e quindi promosso dal Presidente della Commissione Emanuele Marcovecchio. E in collaborazione con Forfair, ma anche con Tua, perché noi abbiamo la fortuna di avere Tua e quindi Sangritana, sia come socio della fondazione ma anche cooperatore regionale, quindi abbiamo la possibilità di dare ai ragazzi, di far toccare ai ragazzi con mano quello che è il trasporto ferroviario. Si chiama Progetto Sicuri Insieme, SOS Truffa, l'iniziativa del Comune di Pescara in collaborazione con le ACLI a supporto degli anziani. Che soprattutto in questo periodo Covid ci siamo resi conto che gli anziani, stando più a casa, più tempo a casa, sono diventati oggetto e bersaglio di questa truffa, e anche questo vogliamo dare una risposta concreta al bisogno degli anziani che c'era stato detto. Dicevo prima anche in conferenza stampa che un po' c'era anche il dispiacere di vedere questi anziani che a volte non denunciano neanche perché si sentono anche impotenti, anche si vergognano di fronte ai familiari e ai figli che magari hanno detto non aprire mai agli estranei. Quindi in questo diamo anche un supporto successivo anche a chi è vittima della truffa. Logicamente ricordiamoci e diciamolo sempre che principalmente la cosa più importante è denunciare immediatamente l'accaduto alle forze di polizia. La prima azione del progetto è un'azione di campagna informativa e formativa rivolta agli anziani, a cui parteciperà la Guardia di Finanza e la Questura di Pescara, per dare informazione agli anziani rispetto alla casistica di truffe presenti sul territorio e per aiutare l'anziano a tutelarsi rispetto a questo fenomeno. La seconda azione è lo sportello itinerante, lo sportello aperto con un operatore dell'ACLI a cui è affidato il progetto, che sarà aperto presso ogni centro sociale e che è collegato a un numero verde. E l'ultima azione invece è il condominio solidale, dove ci sarà la partecipazione e il coinvolgimento degli amministratori di condominio, di quei condomini dove sono presenti maggiormente gli anziani. Le ACLI da sempre hanno nella loro mission proprio quello di dare voce ai soggetti più fragili, in particolare gli anziani, che sono i soggetti più vulnerabili. Quindi in questo momento particolarmente insidioso di varie crisi, non solo quella economica ma anche pandemica e di guerra, le reti sociali possono dare un supporto a queste persone che rappresentano proprio la vulnerabilità. Apriamo adesso la pagina di sport, calcio di Serie C, l'attaccante del Pescara Luca Clemenza prenota un gol per la sfida del Porta Elisa di Lucca, dove i biancazzurri troveranno un avversario assolutamente da non sottovalutare.
Luca Clemenza, ovvero l'attaccante dei gol quasi impossibili, insomma anche col Pontedera hai segnato un gran gol. No, sono contento, dai, è venuto fuori un bel gol, però come ho già detto dopo la partita ancora sono un po' nervoso per il pareggio che abbiamo portato a casa, perché volevamo e dovevamo portare a casa i 3 punti. 6 reti fino ad oggi con la maglia del Pescara, sei soddisfatto? Pensavi a qualche gol in più oppure no? Non sono ancora soddisfatto, perché comunque sia sono sì contento delle 6 reti, però voglio aumentare sempre di più il bottino, ma sicuramente voglio fare sempre più gol pesanti per la squadra. Gol pesanti, insomma l'augurio dei tifosi che possa arrivare qualche gol importante domenica a Lucca, al Porta Elisa. Esattamente, prima di tutto a partire da Lucca questa domenica e poi tutte le altre partite che mancano da qui alla fine per affrontare al meglio i playoff. Il match d'andata ha detto che probabilmente anche domenica in Toscana ci sarà da lottare contro una squadra molto pugnace, una squadra che bada soprattutto al sodo e che nel match dell'Adriatico vi ha creato anche dei problemi. Sì, sappiamo che da qui alla fine sono tutte partite veramente difficili, perché il campionato è verso la fine, quindi c'è chi lotta per salvare la categoria, c'è chi lotta per arrivare a un posto ai playoff, quindi a discapito che sia la Lucchese o qualsiasi altra squadra, sono tutte partite veramente difficili. È d'obbligo pensare e puntare al terzo posto, non sarà semplice, però la matematica, i numeri dicono che il Pescara può farcela. Assolutamente sì, poi sappiamo che abbiamo la consapevolezza che siamo una squadra forte e che il nostro cammino comunque sia è abbastanza positivo, e quindi puntare al terzo posto penso che sia la minima cosa. All'andata, tornando alla gara con la Lucchese, ci fu quella rissa nel finale, insomma l'augurio che possa essere rientrato tutto già dal 91esimo di quella partita. Sì, assolutamente, vabbè, quelli sono episodi che non fanno bene al calcio. Però noi comunque sì andiamo lì per affrontare la Lucchese come qualsiasi altra squadra, per provare veramente a portare a casa i 3 punti. In casa Teramo invece si cercherà di centrare la salvezza diretta già nei prossimi 180 minuti, ne è convinto anche il centrocampista Matteo Rossetti, che parla anche del suo rientro in campo dopo l'infortunio. Ma è normale che nella prima parte di stagione ho avuto problemi, cioè sono stato fuori quasi tutta la prima parte di stagione, quindi non la posso giudicare. Poi credo di essere rientrato bene, io mi aspetto sempre tanto da me, quindi non sono mai soddisfatto pienamente, però credo di essere entrato bene, comunque non ero così sicuro di star subito bene dopo l'intervento, invece sono riuscito col lavoro a recuperare in fretta e a fare comunque credo anche delle buone prestazioni. Ma dopo la squalifica alla fine non ho giocato solo più una titolare, quindi io sono sempre uguale, lavoro sempre ogni giorno al massimo e magari prima ho avuto più continuità a livello di appunto titolarità e dopo invece la squalifica ne ho giocato solo più una e le altre sono entrato, quindi non lo so, io non mi sembra, anzi a livello mentale mi sembra di essere sempre stato sul pezzo e lo sono ogni giorno, quindi non credo sia cambiato qualcosa. Ho dei compagni forti e quindi il mister fa le scelte. Io cerco di metterlo in difficoltà durante la settimana, però sappiamo bene che abbiamo un grande obiettivo di squadra, quindi che giochi io o che giochi un altro non importa, l'importante appunto è che continuiamo così. Ma una partita come sempre molto difficile, perché appunto siamo agli sgoccioli, siamo a fine stagione e come ho detto prima, come con l'Olbe, anche loro hanno degli obiettivi che devono cercare di raggiungere proprio come noi, e quindi si lotterà nuovamente su ogni pallone per cercare di far punti. No, assolutamente, ora bisogna prima raggiungere il nostro obiettivo reale che è la salvezza, e raggiungerlo il prima possibile, anche perché appunto manca poco, mancano 4 partite, raggiungerlo il prima possibile in queste, appunto se riusciamo già entro 2 partite sarebbe perfetto. Si concluderà sabato il ritiro a Francavilla al Mare della nazionale italiana di paraciclismo, che sarà impegnata nelle prove di Coppa del Mondo in Belgio e Germania e ai mondiali in Canada.
Sindaco, Francavilla è diventato un po' la seconda casa della nazionale di paraciclismo, questo ritiro in vista di importanti appuntamenti ancora nella vostra città. Sì, li ospitiamo dal 2014 e per noi è motivo di grande orgoglio ospitarli e averli qui sulle nostre strade, nel nostro territorio, sono proprio motivo di forza e di grande determinazione, quindi noi da loro dobbiamo solo prendere esempio. Francavilla, città anche a vocazione sportiva oltre che turistica. Assolutamente sì, vogliamo mantenere questa vocazione, partiremo anche con gli internazionali di tennis, si stanno organizzando anche per questa manifestazione, quindi sono anche eventi che oltre a dare l'esempio ai ragazzi di disciplina e di determinazione portano movimento, portano turismo anche al di là del periodo proprio prettamente estivo. Questo ormai è un appuntamento fisso, diciamo, ormai è dal 2014 che ci ripetiamo, credo che sarà un appuntamento anche futuro perché abbiamo un'amministrazione comunale che abbraccia in pieno queste iniziative e non solo, e quindi ogni anno siamo molto contenti di venire e comunque poterci allenare in strade meravigliose, sappiamo bene che il territorio si presta bene per questa attività. Vogliamo un attimo illustrare Pierpaolo quali saranno i prossimi appuntamenti della nazionale? Allora, l'appuntamento più imminente ci sarà una gara, la prima tappa del Giro d'Italia proprio domenica a Bari, poi dopo si passerà una gara internazionale a Marina di Massa e poi due appuntamenti molto importanti, due gare di Coppa del Mondo, una in Belgio e un'altra in Germania, e fine maggio ci saranno i campionati europei in Austria. Per me a Francavilla è la seconda volta, l'anno scorso mi ha portato molto bene perché poi insomma sono riuscita a qualificarmi per Tokyo, a portare a casa una bella medaglia insomma per l'Italia. E di nuovo quest'anno qua insieme a tutti questi splendidi ragazzi e grazie all'occhio attento del nostro CT e insomma dei nostri collaboratori che non ci mollano un attimo, ci stiamo preparando insomma per i prossimi eventi che quest'anno ha parecchia carne al fuoco e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio nel miglior modo possibile. Il 20 e 21 agosto prossimi Rapino ospiterà la terza prova del campionato italiano di Pump Track. L'evento, che richiamerà circa 500 atleti provenienti da ogni regione, è stato presentato nella sede della regione alla presenza dell'assessore regionale allo sport Guido Liris, che ascoltiamo. Assessore Liris, un altro evento sportivo importante in Abruzzo, l'Italia Pump Track, che si svolgerà a Rapino, una disciplina peraltro inedita. Sì, inedita ma eccezionale nel suo fascino. Un unico impianto in Abruzzo, a Rapino, questo dà l'idea di quanto sia importante l'impiantistica sportiva, un elemento che stiamo promuovendo in tutta la regione Abruzzo, con la capacità di arricchire tutta la regione rispettando le vocazioni dei singoli territori. Impossibile fare più impianti di questo tipo, bisogna distribuire nelle varie discipline e rispettando le vocazioni di tutti i territori gli impianti a seconda delle capacità che poi i territori hanno e anche della storia, della tradizione che i territori hanno nelle singole discipline. Questo tipo di impianto è diventato motivo, pretesto, in questo caso anche possibilità di programmazione di eventi regionali e nazionali. Qui siamo a festeggiare l'arrivo di una tappa nazionale, quindi siamo al centro di una dinamica nazionale, non solo, su una disciplina che è molto affascinante e innovativa da questo punto di vista nel panorama dello sport e del ciclismo. L'Abruzzo ha un rapporto strettissimo con la Federazione Nazionale Ciclistica, un rapporto che si è corroborato nelle difficoltà del Covid sulla Tirreno Adriatico e sul Giro d'Italia, è un rapporto che si è arricchito anche di elementi nuovi come quello di solidarietà attraverso la possibilità mediata dalla Federazione Italiana Ciclismo di portare in Abruzzo e all'Aquila
atleti ucraini e prossimamente atleti afghani, tutti in fuga da conflitti bellici, quindi un rapporto preferenziale che oggi, ripeto, si arricchisce di dinamiche che avranno un'attrattività nazionale e internazionale, in una dinamica di grandi eventi che portano ricaduta economico-sociale su un territorio che ha fame di vita, fame di economia, fame di prodotto interno lordo, e i grandi eventi portano prodotto interno lordo. È questa la volontà dell'Abruzzo, di promuovere il nostro territorio, far conoscere il nostro territorio, anche le nostre aree interne, perché di questo stiamo parlando nella fattispecie quando parliamo della città di Rapino e del bravo sindaco Rocco Micucci. Dopodiché andare all'esterno, quindi passare i confini regionali e nazionali attraverso i grandi eventi, promuovendo quello di cui siamo capaci. Quindi lo sport diventa anche uno strumento per far conoscere il territorio e per portare energia, linfa vitale a un territorio che ne ha tanto bisogno. E di ciclismo a 360 gradi parleremo questa sera nel corso del quarto appuntamento con Velo, la nostra rubrica interamente dedicata al mondo delle due ruote. Il TG6 invece torna puntuale alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buona serata.